Renzo Piano è un architetto italiano. È autore di alcuni dei progetti più noti dell'architettura contemporanea internazionale. Renzo Piano nasce a Genova il 14 settembre del 1937 da una famiglia di imprenditori edili. Frequenta la facoltà di architettura al Politecnico di Milano, dove si laurea nel 1964. Tra il 1965 e il 1970, per approfondire i propri studi, intraprende una serie di viaggi tra gli Stati Uniti e la Gran Bretagna. In questo periodo lavora al fianco di Louis Kahn, architetto statunitense che riflette in modo profondo sulle implicazioni etiche dell'architettura e sulla funzione sociale degli spazi pubblici. È di questi anni anche l'incontro con l'ingegnere francese Jean Prouvé, noto per le sue ricerche pionieristiche sull'impiego dell'acciaio e dell'alluminio in edilizia. Piano ne resta influenzato. Già a partire dai suoi primi lavori, sperimenta materiali insoliti per l'epoca, come i rivestimenti plastici utilizzati per il padiglione italiano all'Expo di Osaka del 1970. Si interessa allo studio di forme lontane dalla tradizione come quelle di gusci, carapaci e conchiglie. Costruisce insieme all'architetto inglese Richard Rogers e all'ingegnere irlandese Peter Rice il Centre Georges Pompidou di Parigi, un centro multifunzionale destinato a ospitare mostre ed eventi culturali. L'edificio è avveniristico, caratterizzato da vetro, tubi e strutture metalliche in evidenza. Per questo suscita le polemiche di chi lo ritiene una presenza inopportuna in un contesto come quello del vecchio quartiere Beaubourg. Negli stessi anni crea la società Piano & Rogers e a partire dal 1977 l'atelier Piano & Rice. Nel 1981 dà vita a Renzo Piano Building Workshop, uno studio di progettazione a cui collaborano architetti, ingegneri e professionisti di diverse discipline. A partire dagli anni 80, Piano realizza numerosi edifici di rilevanza internazionale, tra questi lo spettacolare aeroporto di Osaka, situato su un'isola artificiale per ovviare alla mancanza di spazi sulla terraferma, e il Jean-Marie Gibaou Cultural Center a Nouméa, in Nuova Caledonia. Si occupa quindi della riqualificazione di Potsdamer Platz a Berlino e della nuova sede del quotidiano New York Times a Manhattan. In Italia è incaricato della ristrutturazione del porto di Genova e del recupero urbano di ex aree industriali come lo stabilimento del Lingotto a Torino. Realizza inoltre l'Auditorium Parco della Musica a Roma e l'imponente chiesa di Padre Pio a San Giovanni Rotondo, in grado di accogliere circa 6.500 pellegrini. Oggi Renzo Piano continua a curare prestigiosi progetti in tutto il mondo. Ha ricevuto molti premi, tra cui il Pritzker Architecture Prize e la medaglia d'oro conferitagli dall'American Institute of Architects.